con primo gruppo di esercizi, snellire le cosce interno-cosce. Io non ne ho bisogno, guardate che gambe. Allora, esercizi durano 30 secondi e in mezzo abbiamo 10 secondi di pausa attiva però. Cosa vuol dire pausa attiva? Possiamo utilizzare o step touch. Oh, questo mi piace. O la calciata. Questo un po' di meno. Iniziamo con il primo esercizio. E vai. Mezzo squat e dopo la gamba sale. Iniziamo e intanto con la gamba mettiamo sinistra. Un po' di musica. Vai. Allora, 30 secondi. Iniziamo. Creiamo un po' di atmosfera. Ci potrebbe aiutare anche, non so, gin tonica, vodka tonica, cosa preferite amici? Io non rinuncio né a uno né all'altro. Oh, vedi? Così sembri un lottatore sumo. Ok, adesso la pausa attiva di 10 secondi. Step touch. Yes. Me gusta. Step touch. La gamba destra. Prima la sinistra, poi la destra. Il tallone deve essere ben appoggiato per terra. Bella la musica. Calciata, pausa attiva di 10 secondi. Pausa attiva, una bevuta. Prossimo esercizio. Secondo esercizio, spostamenti laterali verso destra e verso sinistra. Ok? Sempre 30 secondi. Iniziamo lato destra. Iniziamo, via. Allora, gamba sinistra deve essere bella tirata, allungata. Tiriamola. E gamba destra piegata. Controllare bene la respirazione. Ok. 10 minuti step touch. 9, 10 secondi. Poi, se ti piace farlo 10 minuti, va bene. Ok. L'altra gamba. L'altra gamba. Però dopo mi permetti ampio, che farai di nuovo step touch. Respirazione attiva. Promettimi che dopo farai di nuovo step touch. Ok. No, abbiamo detto step touch. Mi piace questo step touch. Vediamo il prossimo esercizio adesso. Iniziamo con terzo esercizio. Passo incrociato dietro, con le mani in alto. Oh. Cercate di scendere bene. Non perdete respirazione. Dove scendiamo? Al piano di sotto. Hai cambiato l'inquadratura. Brava. Hai fatto tutto in automatico. Brava, Ves, brava. Adesso però farai 10 secondi di pausa attiva. No. Sempre sta calciata. Prossimo esercizio è squat e slanci indietro. Posizione di squat e slanci indietro. Ok, iniziamo. 30 secondi.
sei fortunata che oggi non sono in vena di farti degli scherzetti, se no ecco, lasciamo questo video incontaminato. Anche perché mi piace la musica. Io mi gusto la mia bevanda. Ok, adesso la calciata. Ancora la calciata. E step touch quando farai? 10 secondi. Prossimo esercizio è squat e slanci laterali. Cioè scendo, squat e slancio. Scendo e slancio. Ok, iniziamo. 1, 2, 3. Squat. 4, 5, 6. Prima con la gamba destra e slanci. Però dopo facciamo step touch, ok? Qui lavorano sia interno cosce, anche le gambe. E tutti. Dai, sono passati 30 secondi. Step touch. Okay. Step touch, pausa attiva. Ecco, vai! Sai che mi piace questo step touch. L'altra gamba. E magari in uno dei prossimi video che facciamo per quanto riguarda la cucina ti sorprenderò con un bel step touch. E questa melodia che mi fa impazzire. Come se mi trovassi in spiaggia sorseggiando il mio vodka tonica sotto pausa l'ombrellone. Di 10 secondi. Step ecco, touch. Step touch, yeah, step touch. Prossimo esercizio, affondi indietro, alternati, in questo modo. Scendete bene, ok. Questo iniziamo. Sembra Sirtaki. 30 secondi. C'è una danza greca. Oppure sono io che ho una immaginazione un po' strana. A fondi devono essere ampie e potete anche più ampi di così. Toccare terra con ginocchio. Sì. Non dimenticate la respirazione. Wow. Così si fa. Adesso abbiamo calciata. Non mi piace sta calciata. Secondi. Fai solo step la touch. Senti come suona. Step touch. Yeah. Invece la calciata. No. Affondi laterali, destra e sinistra. In questo modo. Ok. Iniziamo 30 secondi. Le braccia devono essere davanti per equilibrio. Certo, è molto importante l'equilibrio, sia quello fisico, sia quello mentale. E dopo? Step touch. Cercate di andare avanti con lo stesso tempo, non rallentare. E non accelerare, ovviamente. Step touch. La nostra pausa. Me gusta. Ecco, questo è un bel slogan. Step touch, la nostra pausa attiva. Prossimo esercizio che è simile a quello che abbiamo fatto prima, ma le gambe sono soltanto divaricate, bene, ok, senza muoversi. A destra e a sinistra. Ok, possiamo iniziare per 30 secondi. Pronti? Via. Possiamo iniziare. Hai già iniziato? Io no. Scendete bene. Ecco, scendete al piano di sotto. Mani davanti per equilibrio.
per equilibrio, di nuovo questo equilibrio. Questo esercizio è molto bello per l'interno coscia. Per chi ne ha bisogno, io, come avete visto dalla foto, non ne ho bisogno. Sto bene in gonna. Step touch. Step 10 touch. Secondi. Me gusta mucho. Step touch. Prossimo esercizio è squat con pugni incrociati. Squat. Pugno. Oh. Ok. E questo iniziamo, è pericoloso. Per 30 secondi. Pronti? Via. Mi ricordo il primo video. È finito male per me con questi pugni. Cercate di coordinare bene i movimenti. E respirare. Non dovete stare in apnea. No, non stiamo in apnea. Calciata. Non è come step touch. Siamo arrivati all'ultimo esercizio di questa serie. Madonna, ma non è vero. L'ultimo esercizio è squat e mezzo squat. Così. Squat e mezzo squat. Ok, iniziamo per 30 secondi. Adesso, via. Ecco. Finalmente una bella notizia, gli ultimi 30 secondi. Dopo cercherò in qualche modo di esprimere la mia gioia. Questo esercizio è molto importante, che i ginocchia non devono superare le punte del piedi. Respirazione attiva. Respirazione attiva e mi sa che abbiamo finito. Andiamo in bellezza con step touch. Ah no! No! Di 10 secondi. Che delusione. Okay, con questo abbiamo finito l'ultimo esercizio di allenamento interno coscia. Ecco, questa è la mia risposta. Fare 3 serie, cioè 3 ripetizioni di tutti questi esercizi che abbiamo fatto. In mezzo ci sono 2 minuti di pausa. Ok, buon divertimento. Ciao ciao. Grazie Ves, e io invece vi consiglio di metterci un like al video e iscrivervi al nostro canale, e così potete dimagrire divertendovi insieme a noi. Ciao, parola di Vas.